Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Caroleo e faccio parte come nuovissimo membro aggregato del Subbuto Club Mortaro SC. Volevo ringraziare per l'opportunità che mi sta dando Ianez Subbuto's Life di farmi conoscere come appassionato di Subbuto, prima come giocatore, poi come collezionista e attualmente come pittore di squadre HV perché sono quelle che prediligo e di cui sono più affezionato. Diciamo che la mia passione nasce da piccolissimo, perché il fatto di avere due fratelli maggiori che vedevo ogni estate rinchiusi dentro un garage con i loro coetanei a gridare, starnazzare, fare schiamazzi di gioia per i loro tornei di Subbuto, ovviamente la cosa mi stimolava e mi incuriosiva parecchio. Ai tempi però, essendo troppo piccolo, venivo assolutamente escluso da qualsiasi possibilità di giocare. Col passare degli anni ovviamente fu ben accettato, iniziai a giocare, a divertirmi, a fare tornei di tutti i tipi con i miei amici, ovviamente gironi all'italiana come fanno tutti, ma anche tornei in solitario o con mio fratello, con i quali appunto data la mia passione, ho ricreato complete stagioni di Coppa Italia, Serie A, soprattutto dagli anni 1984-89, corredata da rose delle squadre con formazioni da schierare in campo, marcatori, espulsioni, ammonizioni, autoreti, rigori concessi, una serie di statistiche abnorme che ancora conservo su quaderni d'epoca, che ogni tanto sfogliando dico: ma mamma mia, come ero assolutamente esagerato e appassionato di questa cosa, quanto tempo ci ho dedicato al gioco del Subbuto. E niente, diciamo che inizialmente le squadre a nostra disposizione in famiglia erano veramente poche, anzi, diciamo che le prime tre squadre storiche che ancora mi ricordo sono veramente storiche, sono anche squadre piuttosto rare oggi sul mercato, se fossero in condizioni dignitose, che sono il Borussia Mönchengladbach, l'Haiti e il New Southampton nella versione named, cioè non quella da catalogo, ma appunto creata ad hoc in una stagione, con la divisa di una stagione particolare. E di qui passo alla mia passione per il collezionismo. Dopo che, appunto, quando ero piccolo non mi venivano comprate, ovviamente sono rimasto con questo pallino, sfogliando i cataloghi del Subbuto, delle squadre delle più disparate formazioni, colori, nazioni. Mi sono dedicato quei primi stipendi a riversarli nell'acquisto online piuttosto che da gente che svuotava cantine, da chiunque, qualsiasi fonte possibile immaginabile. Tant'è che oggi nella mia collezione ci sono ben 564 squadre, di cui più di 500 sono heavyweight, che sono appunto la mia passione. E adesso mi sto dedicando, su suggerimento appunto del presidente del nostro club di Mortara, Mauro Starone, a dedicarmi alla pittura. È stato proprio lui, infatti, a stimolarmi, a invogliarmi dopo aver visto una mia creazione dei primi anni 90, che era la Colomba, che magari poi dopo vi faccio vedere, a riprendere a dipingere. E così ho fatto in questo periodo di lockdown, tant'è che negli ultimi 2 mesi, diciamo, ho creato 12 squadre e ancora non mi fermo, sto pensando alle prossime creazioni. Vi volevo far vedere appunto queste mie primissime creazioni di questo lockdown. Allora, iniziamo dal Locker, formazione belga anni 90, nella sua tipica divisa bianca, pantaloni neri, calzettoni gialli. Per iniziare ho cercato la semplicità, anche se poi mi sono dovuto scontrare con una non facilissima impresa di creare delle righe. Comunque, insomma, questo è il risultato. Poi c'è lo Sparta Praga nella sua versione calzettoni azzurra. E mi è sempre piaciuta come squadra, sia per la stella che per la divisa metà rosso-bianca. E poi proprio per la mia passione per le coppe europee, mi dedicherò prossimamente alla creazione di squadre di livello internazionale, medio-basso, anche con squadre dell'Est, questo tipo. Poi le immancabili brasiliane, l'All Black dei Vasco da Gama, sempre secondo me molto carina come squadra, un classico, come un classico è la divisa stile rugby del Flamengo. Poi qua ho cercato di ricreare il Torino seconda maglia del 1975-76, una Cavese degli anni della Serie B nella sua tipicissima maglia blu scuro. Un'altra tipica maglia del Chievo di Serie A color giallo acceso. Un Rijeka, sempre per la passione per le coppe europee, con una caratteristica croce azzurra sul petto. Ecco, questa è un'Universitaria di Lima, che ha la sua caratteristica è quella di avere una maglia color crema, differente dal bianco, se si nota, del Rijeka, con la tipica U sul petto. Ovviamente tutte
squadre sudamericane, ma anche le europee, corredate da giocatori di colore e quant'altro. Questa invece è la versione biarancio dello Shakhtar Donetsk, maglietta utilizzata nelle coppe europee di quest'anno. E infine il Venezuela della Coppa America 2015-2016, che mi piaceva tanto per gli inserti color giallo fluo. E poi questa invece è la famosa Colombia da cui è nata tutta la ripresa della passione per dipingere, la Colombia anni 90. Questo è quanto, grazie a tutti, spero vi siano piaciute e alla prossima.